La Virtus a scuola nella settimana più importante che potrebbe valere la salvezza, al fianco dei più giovani presso la scuola media Gabriele D'Annunzio di Lanciano, Claudio Bosco il preside, la presidentessa Valentina Maio con alcuni giocatori rossoneri, da Turchi a Falcinelli, Rosania, Paghera, Almici, Fofanà, per arrivare ad Aquilanti e Casadei, hanno trascorso un'intera mattinata presso la scuola D'Annunzio su invito delle professoresse Teresa Motta e Alessandra Sozio. Si è parlato di calcio, di sport, di gruppo, di salute in un incontro iniziale per poi passare ad esibizioni di danza della Fitness Time di Adriana Taddeo e giocare anche al calcio in una splendida fusione tra giocatori professionisti e piccoli fans. Una carezza particolare per alcuni di loro. Valentina Maio è comunque una Virtus da brividi. È spettacolare, i miei ragazzi sono spettacolari, ma sono ancora più spettacolari questi bambini di questa scuola. Oggi ci hanno regalato una grande emozione, ho conosciuto dei bambini che hanno problemi. Forse la vita gli ha tolto qualcosa, ma in realtà gli ha dato tanto, gli hanno dato un cuore d'oro. E quindi io ringrazio loro e sono onorata io di essere qui oggi perché mi hanno dato tanto. L'iniziativa vuole dare i giusti esempi sportivi col club sempre pronto ad abbracciare i valori tanto promossi dalla B Solidale. Michele La Scala, responsabile marketing. La Presidente ha invitato sabato con il Sassuolo tutta la scolaresca a assistere alla partita, ovviamente ospiti nostri, questo anche per far capire l'importanza della partecipazione sociale della Virtus Lanciano. Grazie a tutti, ciao. Una pioggia di autografi ha concluso la manifestazione che non ha assolutamente distratto i giocatori nella settimana, si diceva, più importante del campionato, anzi li ha caricati di responsabilità, quelle morali soprattutto, rivolte ovvio ai più giovani, Turchi e Casadei. Vedere questi ragazzi che ti danno un calore e un affetto che è impressionante, per il lavoro che facciamo noi è veramente importante. Possiamo dire che abbiamo iniziato la settimana nel migliore dei modi. Diciamo che siamo un bel passo avanti, diciamo con l'entusiasmo per affrontare una gara che per noi è di vitale importanza. E pensare che sei anche infortunato. Infatti, purtroppo mi sono infortunato, però è sempre una grande gioia, ti dà grande forza per ritornare più forte di prima, dai.